Il PGT è il piano di governo del territorio, del nostro territorio. Forse non sai che il PGT non è un documento solo per specialisti del settore e non riguarda unicamente chi vuole costruire una casa. Il piano di governo del territorio comprende anche strade, aree verdi, giardini pubblici, centri sportivi e culturali, scuole, cinema e teatro. Influisce quindi anche sulla qualità della tua vita ed è tuo diritto partecipare alla sua stesura, così come previsto dalla legge regionale. Negli ultimi 4 anni, l'argomento PGT è stato terreno di forte scontro tra le amministrazioni comunali che si sono succedute. La necessità di partecipare per fare chiarezza sulla questione è finalizzata a portare un contributo alla migliore amministrazione del bene pubblico. Sarebbe interessante sapere quanto è costato realizzare lo strumento urbanistico. L'attuale amministrazione comunale sostiene sia costato 350.000 euro. Soldi provenienti dalle nostre tasse, per cui il PGT è un bene comune da rispettare e tutelare. Quanto dura un PGT? Normalmente 5 anni, quindi nel caso del nostro comune dal 2012 al 2017. L'attuale amministrazione ritiene che nel 2015 la sentenza del TAR l'abbia annullato e sia da rifare. Vediamo come si sono svolti i fatti. Nel 2012 viene redatto e approvato il PGT, che nel 2013 è stato modificato e corretto con una variante. All'inizio del 2015, a seguito del ricorso presentato da Italia Nostra, è arrivata la sentenza del TAR di Brescia, che ha annullato la variante numero 1. A nostro avviso, l'annullamento della variante non ha cancellato il PGT originale. A marzo 2015 l'amministrazione comunale ha fatto partire la procedura per la realizzazione di un nuovo PGT. Come gruppo, dopo aver analizzato la documentazione con l'aiuto di tecnici, giuristi e architetti urbanisti, abbiamo espresso il nostro punto di vista, formalizzato nella lettera inviata ad ogni consigliere comunale, fornendo un parere legale, riflessioni e ulteriori elementi di valutazione. Che altri costi dovremo sostenere per dotarci di un nuovo strumento urbanistico? Perché rifare il PGT e non una variante? È importante che tu conosca i fatti per poter esprimere la tua opinione. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per indicare agli amministratori quali sono le esigenze della comunità.